Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video vi parlerò ancora una volta di stampanti 3D. Nello specifico vedremo tutte le caratteristiche di una nuova stampante che è entrata a far parte del mio laboratorio, ossia la stampante in resina Uniformation GK2 8K. Sono rimasto davvero colpito dalle caratteristiche di questa stampante a resina, che rispetto ad altre stampanti utilizzate in precedenza, presenta delle caratteristiche davvero uniche, come per esempio il sistema di controllo della temperatura della resina durante la fase di stampa ed un sistema di filtraggio dell'aria all'interno della stampante. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che andremo tra poco ad esaminare e che fanno della Uniformation GK2 una stampante a resina innovativa e completa. Bene, ma adesso andiamo per gradi ed iniziamo ad esaminare la stampante partendo dal contenuto della scatola. La prima cosa che troviamo all'apertura dell'imballo sono i documenti della stampante, con il foglio da utilizzare per calibrare il piano di stampa ed i quattro spessori da aggiungere agli angoli del piano. Vedremo successivamente come effettuare questa operazione. Troviamo poi il libretto di istruzioni con tutte le informazioni tecniche sulla stampante. Cosa molto utile, abbiamo anche un ricambio per il foglio FEP e per la pellicola protettiva dello schermo LCD. Il cavo di alimentazione non necessita di trasformatore e può essere collegato direttamente alla presa elettrica. Poi abbiamo la cassetta degli attrezzi, che contiene dei guanti in nitrile, un cacciavite a brugola, delle altre brugole e una pinzetta, dei pezzi di ricambio, un'antenna per il collegamento Wi-Fi, un imbuto per filtrare la resina, delle viti di ricambio, la chiavetta USB per i file di stampa, una spatolina in silicone per pulire il FEP, la spatolina in metallo per staccare i pezzi dal piano, un tronchesino per staccare i supporti, ed infine dei filtri di carta per filtrare la resina rimasta nella vaschetta. Continuiamo a togliere tutti gli imballi. Questo è il filtro ai carboni attivi che vedremo poi come inserire nel retro della stampante. Il piano di stampa è ben fatto e molto robusto. La sua ampiezza permette, oltre alla possibilità di stampare oggetti più grandi, anche l'opportunità di stampare più oggetti insieme e quindi ottimizzare i tempi di stampa. Collego ora la stampante alla rete elettrica. Questa stampante ha un sistema integrato di filtraggio dell'aria che avviene mediante questo filtro ai carboni attivi, che va inserito nell'alloggiamento posto sul retro. Durante la stampa una ventola aspirerà l'aria convogliandola nel filtro, eliminando così gran parte delle impurità prodotte durante la fase di stampa. Ho trovato molto pratico il sistema di attacco del piano di stampa sull'asse Z, che avviene mediante una leva. Dopo aver inserito il piano nel suo incastro, basterà abbassare la leva per fissarlo saldamente in posizione. La vaschetta della resina è dotata di un coperchio. Non ci sono viti di fissaggio. Basta tirarla leggermente in avanti e poi sollevarla per toglierla dal suo alloggiamento. La vaschetta ha un bordo molto ampio,
Questo aiuta ad evitare eventuali fuoriuscite di resina che potrebbero danneggiare lo schermo. Una volta rimossa la vaschetta, possiamo togliere la pellicola protettiva al display. Diamo ora un'occhiata al display della macchina. Il software è formato da quattro menu principali. Il primo è il menu stampa. Toccando l'icona USB, possiamo accedere ai file di stampa presenti sulla chiavetta. Il secondo è il menu funzioni, dove è possibile agire sul movimento dell'asse Z. Possiamo spostare l'asse rispettivamente di 1, 10 e 100 mm, in basso o verso l'alto. Possiamo inoltre spostare l'asse nella posizione top e nella posizione 0, che viene utilizzata quando facciamo la calibratura del piano. Abbiamo anche una funzione che permette di fare la pulizia della vaschetta per rimuovere più facilmente eventuali pezzi di resina rimasti attaccati al FEP. Abbiamo poi il menu settaggi, dove è possibile impostare la lingua. Infine abbiamo questo menu chiamato Internet, dove è possibile controllare le impostazioni del preriscaldamento della resina nella vaschetta. Abbiamo la possibilità di impostare tre diversi valori di temperatura, 25, 30 e 35 gradi. Per chi come me lavora in un ambiente non riscaldato, questa è un'opzione fondamentale per la buona riuscita della stampa. Prima di effettuare la stampa, controllo la calibratura del piano di costruzione. La stampante esce dalla fabbrica con il piano di costruzione già calibrato, però consigliano di fare comunque un controllo per assicurarsi che la calibratura non si sia spostata durante il trasporto. Per farlo, piego due volte questo pezzetto di carta fino a formare lo spessore di tre fogli. A questo punto sposto l'asse Z nella posizione 0, poi sposto l'asse di 10 mm verso l'alto. Aggiungo il pezzo di carta nell'angolo e sposto di nuovo l'asse Z nella posizione 0. Il pezzo di carta deve fare molta resistenza e non essere estratto facilmente. Ripeto l'operazione su tutti e quattro gli angoli. Adesso posso inserire la vaschetta e aggiungere la resina, facendo attenzione a non superare il bordo interno. Ora posso avviare il processo di stampa. Dopo aver selezionato il file, questo viene trasferito sulla memoria interna della stampante ed una volta confermato, la stampante inizierà prima a scaldare la resina alla temperatura impostata. E poi avvierà automaticamente il processo di stampa. Ho deciso di stampare questa serie di animali perché saranno i protagonisti di un mio prossimo progetto.
Bene, sono rimasto piacevolmente colpito dalla qualità di stampa della Uniformation GK2. I dettagli sono molto nitidi e ben definiti. Le zone lisce non presentano difetti di nessun tipo. Sicuramente è la migliore qualità di stampa che abbia mai ottenuto finora. Sono davvero soddisfatto del risultato raggiunto e sicuramente questa stampante sarà una preziosa alleata per i miei futuri progetti. Spero che abbiate trovato questo video interessante e utile, almeno per chi, come me, è incuriosito dalla tecnologia ed ama sperimentare sempre nuove tecniche. Ciao e a presto con un nuovo video.